Guarda i video senza pubblicità e inizia il tuo percorso spirituale. La scienza astrologica poggia su due leggi fondamentali. Una di esse è la legge di compatibilità, l'altra è quella del grado di ricettività dell'organismo umano. Se si conoscono bene queste due leggi e se si applicano intelligentemente, gli ammalati recupereranno la salute assai più rapidamente che con altri sistemi e con minimo sforzo da parte del guaritore. Al momento del concepimento, la Luna è nel grado che poi alla nascita costituirà l'ascendente. È in quel momento che il corpo vitale entra nel seno della madre per costruire la matrice. Il corpo denso è costruito con l'ausilio di elementi chimici. Il corpo vitale emette un rumore simile al ronzio di un'ape. Durante la vita, queste onde sonore eteriche attirano e raggruppano gli elementi chimici contenuti negli alimenti per formare organi e tessuti. Fin tanto che queste onde sonore eteriche del corpo vitale sono all'unisono con la dominante del nostro archetipo, gli elementi chimici con cui alimentiamo il nostro corpo denso si dividono opportunamente e sono ben assimilati. Che si sia snelli oppure obesi, che si abbia un colorito roseo oppure giallastro, in altre parole, qualunque sia il nostro aspetto fisico, la nostra salute rimane perfetta. Ma se le onde sonore del nostro corpo vitale si staccano dalla tonica dell'archetipo, ne risultano delle dissonanze a seguito delle quali gli elementi chimici dei cibi si collocano disordinatamente, in una posizione disarmonica con le linee di forza dell'archetipo. Ne risulta una cattiva eliminazione dei residui alimentari e i veleni si accumulano allora nell'organismo. Crescite anormali o altre anomalie possono manifestarsi nel nostro corpo denso. La malattia continua fino a quando non viene ristabilita l'armonia nel corpo vitale. Se si possono sopprimere le cause invisibili, gli effetti visibili scompaiono e noi recuperiamo la salute. Vediamo quindi che le avvisaglie delle malattie si manifestano nel corpo vitale prima che il corpo denso denoti i segni di squilibrio. È la guarigione del corpo vitale che precede la convalescenza. Se ad una persona in buona salute capita un incidente, il suo corpo vitale non subisce nessun danno e può capitare che si renda conto della portata del male solo qualche giorno dopo. Se sopravvive agli effetti della forte dissonanza prodottasi fra il corpo vitale e l'archetipo, ha buone possibilità di guarigione. Il tasso di vibrazioni eteriche del corpo vitale è determinato dall'ascendente del soggetto. Ciascuno dei 12 segni emette un suono diverso dagli altri, come ciascuno dei 12 suoni di una scala cromatica differisce dagli altri. Alcune note si fondano armonicamente in un accordo gradevole, altre sono fondamentalmente discordanti e feriscono la nostra sensibilità. Altrettanto avviene per le persone i cui segni ascendenti si armonizzano e le rendono scambievolmente capaci di aiutarsi e di guarire quando ciò è necessario, mentre per le persone i cui segni ascendenti sono in disarmonia non sarà possibile realizzare nessuna intesa, nessun aiuto né alcuna simpatia reciproca. Quando si desidera intraprendere una guarigione,
Si deve cercare dapprima di scoprire la relazione spirituale fondamentale che esiste fra il guaritore e l'ammalato. Se la legge di compatibilità indica che c'è armonia, ci sono delle possibilità di rapida guarigione. Ma se appaiono delle dissonanze, è preferibile affidare l'ammalato ad un medico o ad un guaritore con il quale vi sia una certa affinità spirituale. I fratelli maggiori usano questo sistema quando suddividono i malati fra i diversi ausiliari invisibili. È il segreto dei successi che abbiamo ottenuto in tutti coloro che si sono rivolti alla nostra sede centrale per ottenere un aiuto. Astrologicamente vi sono quattro elementi: fuoco, aria, terra e acqua. I pianeti sono altrettanti fuochi, mediante i quali i segni proiettano la loro influenza nel neonato, dando al corpo fisico la sua tonalità fondamentale, soprattutto se questi pianeti sono situati nell'ascendente. Il successo del guaritore dipenderà dalla maggiore o minore armonia dei suoi elementi con quelli degli ascendenti dei suoi malati, a seconda che questi ultimi appartengano a segni di fuoco o di terra, d'aria o d'acqua. Quando nel tema natale di una persona Saturno occupa un grado qualsiasi dello zodiaco corrispondente alla prima o sesta casa di un'altra persona, questi individui sono reciprocamente incompatibili ed incapaci di aiutarsi l'un l'altro. Marte ed Urano hanno pure un effetto pernicioso. Tuttavia, la loro influenza non è che passeggera e può essere paragonata a quella di un colpo di frusta. Ma Saturno ha un effetto più tenace. Esso agisce alla maniera di una mascella di bulldog. È una stretta mortale da cui è impossibile liberarsi. Il Sole è il grande dispensatore di vita. È l'opposto di Saturno. Di conseguenza, c'è facile vedere che la sua posizione può favorire alcuni individui in certe malattie. Questa influenza è determinata dalla sua posizione nella triplicità. Coloro che hanno il Sole in un segno di fuoco hanno grandi possibilità di guarire le persone sofferenti di malattie derivanti da questi segni. Coloro che hanno il Sole in un segno d'aria hanno potere contro le malattie abituali per i segni d'aria, eccetera. Coloro che sono nati sotto un segno cardinale di una data triplicità avranno particolare successo nel trattare malattie acute derivanti da questi tre segni, mentre coloro che hanno il Sole in un segno fisso sono adatti a guarire le malattie croniche tipiche di questa triplicità. Le persone nate mentre il Sole era in un segno comune sono i guaritori meno validi. Tuttavia, essi hanno la virtù di calmare i pazienti. Perciò si rivelano eccellenti infermieri, soprattutto per malati appartenenti alla loro triplicità, effetti da disordini mentali o da malattie fisiche conseguenti a tali disordini. Coloro che sono nati quando il Sole era in un segno di fuoco, Ariete, Leone o Sagittario, sono particolarmente indicati per guarire malattie della testa, del cuore o della colonna vertebrale, della regione femorale e negli stati febbrili. Coloro che sono nati in aprile, quando il Sole è in Ariete, riescono particolarmente nel trattamento dei casi acuti di dette malattie. Coloro che sono nati in agosto, con il Sole in Leone,
si mostrano eccellenti per i casi cronici ove altri hanno insuccesso. Se a questi guaritori può unirsi un'infermiera che abbia il sole in Sagittario, con tale aiuto riusciranno meglio di chiunque altro nella terapia. La stessa regola si applica a tutte le altre triplicità.